Ragazzi, buongiornissimo. Oggi è la giornata 19esima della nostra rubrica Insieme, una domanda al giorno toglie i problemi di torno. Per chi fosse per la prima volta qui e si fosse perso i primi 10, 18 puntate, vi consiglio di potete riprenderle sulla mia bacheca della pagina Biancalana CF. Lì avete tutte le dirette fatte finora e avete anche un sacco di strumenti di domande con cui cambiare ogni cosa e togliervi i problemi di torno. Cos'è questa rubrica? Questa rubrica è fatta apposta per darvi e offrirvi domande piuttosto che risposte, che sono quelle che in realtà cambieranno le situazioni e vi faciliteranno in ogni area in cui le utilizzerete. Mi chiamo Bianca Lana Kirnoaga, sono facilitatrice certificata di Access Consciousness, facilito questi strumenti da 10 anni ormai e li utilizzo per ogni area della mia vita. Grazie a essi ho cambiato, migliorato e facilitato, mi sono potenziata nelle relazioni, nei soldi, con il corpo, nel business, insomma li ho utilizzati per tutto. Sono un po' una domanda ambulante, se mi conoscete lo sapete, se no eccomi qua, sono una domanda ambulante. Piacere. Allora, quindi ogni giorno io vi propongo una domanda. Oggi ho tante belle cose in serbo per voi e sempre inerente al denaro. Quindi se è un argomento che vi interessa, siete i benvenuti. Se no, potete anche aggiungere qualcos'altro. Di base i soldi è ciò che ci unisce, insomma. Il tema del denaro è una cosa che tutti viviamo perché fa parte del nostro quotidiano. C'è chi ha più facilità, c'è chi non ne ha affatto, c'è chi bestemmia i soldi, c'è chi adora i soldi, in base al modo in cui siamo cresciuti. Quindi se avete domande inerenti al denaro, sono qui per rispondere, anzi per rispondere con una domanda, quindi facendovi domande. Ritornando al discorso di ieri, perché ieri abbiamo parlato un pochino di denaro, ok? E su come il fatto che i soldi non sono il problema sei tu. Ora, per iniziare a cambiare il vostro mondo finanziario, la vostra realtà finanziaria, dovete fare scelte diverse e azioni diverse. Okay? Quindi non è che uno arriva a essere ricco da oggi a domani e poi non gli serve più imparare niente, non gli serve più funzionare in maniera diversa, perché se continua a funzionare come ha funzionato fino al giorno prima, continuerà ad avere le finanze di prima. Non a caso chi, per esempio, vince un sacco alla lotteria, poi si ritrova dopo po pochissimo tempo a essere più povero di prima. Ok? Quindi vi invito a guardare quanto i soldi non arrivano come una botta di possono arrivare come una botta di fortuna, ma non rimangono come una botta di fortuna. Serve altro, serve un muscolo diverso, serve una presenza diversa, serve un atteggiamento diverso, è un modo di funzionare in maniera diversa. E in Access si parla tanto di non solo allenare il muscolo del dare e del ricevere o dare o spendere denaro, e che siamo soliti a fare questo, soprattutto chi sa di avere uno stipendio a fine mese e quindi si ritrova puntualmente a spenderlo tutto per poi ripartire da capo il mese dopo. Infatti si crea un ciclo mensile per cui si riceve lo stipendio e poi si finiscono i soldi, si riceve lo stipendio e si finiscono i soldi. La stessa cosa succede anche per gli imprenditori. Perché soprattutto se sono all'inizio, si rifanno al modello di chi ha uno stipendio fisso. Okay? Quindi funzionano in base ai mesi. Creano, 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 raggiungono una soglia e poi quando hanno raggiunto la soglia che pensano sia ok, o abbastanza, o leggermente sopra tutte le spese che devono affrontare, allora si fermano dal creare, spendono tutto quello che hanno e una volta arrivati al clou, tipo una volta arrivati a zero, iniziano di nuovo a creare. Ecco, questo è il modo in cui ho funzionato anch'io per anni, perché anch'io ho avuto una crescita, anch'io sono cresciuta in una famiglia dove sì, all'inizio entrambi erano, i miei genitori facevano dipendenti, quindi erano dipendenti in delle aziende. Poi a un certo punto mia madre ha iniziato a essere imprenditrice di se stessa, una libera professionista, e puntualmente comunque questo modello di funzionare con il denaro. Anche se magari c'erano dei guadagni in più al mese, comunque una volta raggiunta una soglia,
si spendeva tutto per poi ripartire. Ed è una cosa che ho fatto anch'io, tant'è che per tantissimo tempo, finché non raggiungevo lo zero spaccato nelle mie finanze, non iniziavo di nuovo a produrre, non iniziavo di nuovo a creare. Quindi mi fermavo, come se, ok, sono contenta, sono leggermente rilassata con il denaro, so di avercelo e quindi mi fermo. Quanti di voi avete questo nella vostra realtà? E vi invito anche di commentare, di rispondere a questa tematica, se è presente anche nel vostro mondo, se funzionate così con il denaro e scopriamo insieme cos'altro è possibile. Ok? Quindi ovunque avete fatto questo e l'avete reso divertente, ovunque questo è divertente per voi perché stimola tanto l'adrenalina del creare e non si crea fino ad arrivare allo zero spaccato, distruggete, screate tutto, giusto, sbagliato, bene, male, poi un po' noi short spese. Questa è la frase di pulizia di Access, la trovate nel link in descrizione. Per averla tutta spiegata. Di base non serve che voi la capiate perché funzioni. Allora, e quanto in realtà è divertente questo? Siamo talmente abituati a questo che pensiamo sia l'unico modo di funzionare e ci chiediamo perché le cose non cambiano. Quindi riconoscete ovunque vi diverte questo, ovunque vi diverte arrivare allo zero spaccato. Non è uno sbaglio, non è sbagliato né errato, ma non vi serve per cambiare qualcosa di diverso. Se volete cambiare qualcosa di diverso con le finanze, dovete fare scelte diverse, azioni diverse. Okay? Quindi, cos'altro di più divertente potrebbe esserci che arrivare fino allo zero? E vi invito a farvi questa domanda, soprattutto se vi ritrovate in un pattern, in una modalità, in uno schema che si ripete, del tanti soldi, zero soldi, tanti soldi, zero soldi, tanti soldi, zero soldi. Ok? Ovunque avete fatto questo, siete stati questo, poi un po'. Cosa vi diverte di questo? Cosa vi diverte di arrivare allo zero spaccato? E cos'altro vi divertirebbe di più? Cos'altro vi divertirebbe di più con i soldi? E vi ricordo che fare queste domande non è per darvi una risposta, ma anche semplicemente per esplorare la domanda. Ogni domanda porta in sé un'energia. Quindi quando fate una domanda, come anche questo, no? In quale altro modo posso divertirmi con il denaro? In quale altro modo posso divertirmi con il denaro? In quale altro modo posso divertirmi con il denaro? In quale altro modo posso divertirmi con il denaro? Se l'avete ripetuto anche voi, percepirete che a un certo punto sentite qualcosa di diverso, perché le domande aprono lo spazio perché quella cosa diventi disponibile per voi. Okay? Quindi magari non avete un pensiero, magari non avete un'idea, perché vi ricordo, la mente sa solo quello che avete sperimentato finora, non sa niente di nuovo, quindi lì vi dovete basare sul vostro sapere che è molto più grande della mente. E quindi facendovi questa domanda inizierete via via a rendervi conto di quello che sarebbe più divertente per voi. Quindi magari non è immediato, magari non vi viene un'idea, ma vi viene uno stimolo da fuori. Oppure vi balena in testa e a un certo punto tipo, wow, vi ritrovate a fare una cosa che non avete mai fatto e che vi diverte terribilmente. Avviene così, molto spesso inspiegabilmente all'improvviso vi accorgerete di cosa vi diverte, ma se non lo chiedete non sarete mai in grado di riconoscerlo. O se non cercate di creare qualcosa di diverso, niente di diverso si mostrerà. Okay? Quindi vi invito se arrivare allo zero spaccato vi è divertito, scoprire cos'altro mi divertirebbe con il denaro. Se creassi sempre e non smettessi mai di creare, quanti più soldi avresti? In realtà, in Access c'è tanto di cui parlare sul denaro perché è uno spazio davvero, davvero diverso. E io penso qui di non essere sulla mia pagina. Fatemelo sapere. E se avete domande, devo vederle sul mio profilo. Quindi un secondo soltanto, perché è stranissima sta cosa. Sì, sono sul mio profilo, ragazzi. Fantastico! Comunque mi avete trovata. Posterò anche sulla mia pagina così che mi troviate. Come può essere così? O comunque, sì, ecco qua. Un secondino. Ecco qua. Interessante sta cosa. Mai successo. Cosa richiesto? Magari che più persone guardassero questo video, un tema hot, dove c'è tanta carica. Quindi, cos'altro potreste scegliere riguardo il denaro? Cos'altro vi divertirebbe? Cos'altro potreste scoprire? Non a caso che se funzionate nella stessa maniera con il denaro,
Niente di nuovo con il denaro si può mostrare, non si potrebbe mostrare più abbondanza, non si potrebbe mostrare più facilità, non si potrebbe sperimentare niente di nuovo. Quindi sta a voi, grazie alle domande, creare qualcosa di nuovo. E poi grazie alle scelte. Ciao ragazzi, adesso vedo i vostri commenti sul mio profilo, grandioso perché qui non li vedo. Quindi quello che vi inviterei a fare, e quello in realtà che ho invitato anche questi mesi tantissime persone, è quello di fare un'azione. Se dite che tipo, okay, è difficile con le domande iniziare a funzionare in maniera diversa con il denaro, quindi io vi invito a fare un esercizio davvero potenziante con il denaro, okay? Che è quello del 10%, il conto dei 10%. Cos'è il 10%? Probabilmente avrete sentito, per esempio in America va molto alla grande, mettere il 10% da qualche parte, tipo molto spesso avviene che date il 10% alla chiesa, che date il 10% a opere caritatevoli, date il 10% lì, date il 10% lì. In Access quello che si invita è mettere il 10% da parte per te stesso. Quindi cosa fare? Appena entrano nuovi soldi, appena rientra lo stipendio, prendere il 10% da parte e metterlo, cioè accantonarlo e non spenderlo mai. Quindi non è un risparmio, non è un metto a posto, metto da parte così poi so che posso utilizzarlo, non è un tanto li spendo dopo, ma è semplicemente per tenerlo da parte, okay? Tenerlo per voi. Con il 10% in realtà onorate voi, onorate il fatto che state creando, onorate il fatto che state lavorando, vi onorate semplicemente perché vi onorate. Okay? Quindi il 10% crea, al di là dell'onorarsi, che vi invito a chiedervi, a farvi la domanda anche come posso onorarmi oggi con i soldi, okay? Come posso onorarmi oggi in maniera assoluta e come posso onorarmi oggi con i soldi, permette a creare questo muscolo dove non solo dai e non solo prendi i soldi e li spendi, ma anche li tieni, ok? Hai soldi, crea questo muscolo e la consapevolezza che tu hai soldi, al di là della balia di tanti soldi e zero soldi, tanti soldi e zero soldi, arrivi ad avere soldi. Che siano all'inizio 10 centesimi, 10 euro, 50 euro, non importa. Crea un muscolo per cui tu, innanzitutto, onori te stesso, che sei tu che crea il denaro, che crei il denaro. E poi onori prima te che le spese. Okay? Poi uno dice, beh, però io ho le spese fisse al mese, non mi posso permettere di togliere quel 10% e accantonarlo per non usarlo. Io ho bisogno di quei 10%. Ecco, se ragionate in questo modo, avete bisogno del 10% perché avete concluso che potete avere soltanto una certa somma di denaro al mese e quindi non vi potete permettere di togliere in realtà onorarvi con i soldi perché avete troppe spese da fare. Okay? Questo non è onorarsi. Come sarebbe se il 10% creasse una presenza tale con il denaro e un muscolo tale per il denaro e con il denaro che vi permetterà di moltiplicare il vostro introito del 10, 10 volte tanto, 20 volte tanto, 30 volte tanto. Non lo saprete mai finché non iniziate a usarlo. Abbiamo iniziato un club, i Riccoli del 10%, è un club mensile dove ognuno è presente con il 10%, si segna il proprio 10% e se desidera lo condivide con gli altri e abbiamo tante live, parliamo tanto di denaro, del 10%, delle sfide che uno possa incontrare all'inizio, soprattutto perché non è abituato ad avere il 10% e quindi tipo, oh mio Dio, sto per spendere il mio 10% e lì tipo facciamo domande, abbiamo interviste di persone che mi hanno ispirato e facilitatori che mi hanno ispirato nel mio percorso del creare il 10%, sia nazionale che internazionale, insomma uno spazio in cui ci si onora e si crea uno spazio per cui ci si onora con i soldi e si onora in primis noi stessi. Okay? Io nel corso della mia vita, proprio perché funzionavo arrivavo a zero spaccato e poi arrivavo anche a spendere il 10% perché così mi assicuravo di avere lo zero spaccato prima di iniziare a creare qualcosa di diverso. Ok? Non fatelo! Eppure mi sono ritrovata molto spesso a spendere ripetutamente il mio 10% e guarda caso quando li spendevo tutto si fermava perché
perché quando prendete dal 10% in realtà state derubando voi stessi, state derubando quell'energia che si crea, che vi sostiene nel creare più soldi. È un po' come un partner della creazione, ok? Il 10% è un partner della creazione, quindi se togliete i soldi, togliete lo stipendio, cioè metaforicamente, a qualcuno che vi contribuisce a fare più soldi, quella persona non lavorerà più, ok? Non avrà più energia con cui lavorare e quindi si ferma. È un po' come la stessa cosa, certo, voi pagate voi stessi nel mettere da parte il 10% e quell'energia inizierà a funzionare come un catalizzatore, come un magnete per il denaro futuro. Quando date l'input all'universo, tipo che io mi onoro me stessa prima ancora di tutti quanti, e quindi il fatto di onorarsi in realtà inizia a cambiare ogni area della propria vita, iniziate a onorarvi di più in maniera assoluta. Quindi inizierete a trattarvi meglio, a coccolarvi di più, a godere di più del vostro quotidiano, cercare tutti i modi, anche piccoli o grandi, di onorarvi, di celebrarvi ogni giorno. Quindi ecco che questo 10% è uno stimolo per guardare di più nel vostro quotidiano, di come potete onorare voi stessi, onorare la vostra esistenza, e così, facendo così, in realtà siete ancora di più grande contributo anche agli altri. E state cambiando anche la vostra realtà finanziaria, perché poi avendo questa somma che cresce e cresce e cresce ogni giorno, potrete anche essere consapevoli di quanto guadagnate effettivamente. Questo vale tanto soprattutto per chi è imprenditore, quindi non ha un introito fisso al mese, ma anche per chi è dipendente, perché uno dice, vabbè, sono dipendente, ho solo lo stipendio. E se ci fossero anche altre fonti di entrata che possono contribuirti, che possono arrivare, non lo puoi mai sapere. Chiedi e riceverai, chiedi e ti sarà dato. Okay? Quindi anche le domande, in realtà quelle di cui abbiamo parlato finora, e di cui parleremo anche da adesso in poi, sono perché si creano nuove possibilità, nuove entrate. E oggi, al di là dei soldi, volevo parlare tanto del onorarsi. E se non sapete cosa significa onorarsi, se siete sempre nella fatica, nell'essere esausti, nell'essere frustrati, nell'essere sofferenti, come sarebbe se iniziaste a farvi questa domanda? Come potrei onorarmi oggi? Cosa è richiesto per onorarmi oggi? Come si mostrerebbe onorarmi oggi? Se mi onorassi oggi con i soldi e se mi onorassi oggi, punto, cosa farei di diverso? E fate queste domande dal totale stupore, dalla totale curiosità. Perché questo creerà lo spazio affinché voi lo facciate o iniziate a farlo se non l'avete mai fatto. È un regalo per voi perché se onorate voi stessi, più soldi vorranno venire nel vostro mondo. So che sembra strano perché i soldi li colleghiamo sempre al fare, ma ci sono così tante persone al mondo che non fanno niente eppure hanno tanti soldi, e che mi verrebbe anche la domanda tipo, quindi se io ho questo punto di vista, ma loro non fanno niente e hanno soldi, com'è possibile? Come sarebbe se non ci fosse niente di vero e reale, ma voi steste creando quello che è vero e reale per voi? E se quello che è stato vero e reale finora non vi è bastato, non è abbastanza per voi, non vi piace più, create qualcosa di diverso. Il 10% è uno degli escamotage, uno dei modi per iniziare a onorarvi con i soldi. Quando ho iniziato a farlo io, davvero, quando è stato questo? Nel 2019, ho iniziato a farlo per davvero. E a non spenderli più. E questo ha permesso al mio business di crescere esponenzialmente e da lì a non fermarmi più. Lo zero non è più uno stimolo per creare, ma c'è sempre questo stimolo di creare. E al tempo stesso, essendo che la somma cresce, in un certo senso ti rilassi nel mondo. Ti rilassi con i soldi, non hai più quell'urgenza, devo creare se no rimango senza cibo, o devo trovare i modi per fare soldi, altrimenti rimango senza cibo, rimango senza affitto, rimango senza vestiti, o non posso più prendermi cura dei miei figli. Okay? Quindi essere rilassati con il denaro e sapere che hai sempre, quindi che non ti manca niente, crea uno spazio che invita ancora più soldi nella tua vita. Okay? So che sembra strano. So che sembra interessante, ma è davvero così, ragazzi. E vi invito a scoprirlo da voi. È una magia magnifica. Non l'avevo creduto,
Mi sembrava tipo una cosa strana perché non ero abituata e neanche nella mia famiglia l'ho mai visto perché, ok, si provava sempre a mettere qualcosa da parte, ma puntualmente si creavano le spese per cui spendere anche quello che mettevamo da parte. Quindi non c'era mai questa serenità con il denaro, questo spazio del ho soldi, ma c'era sempre del ho bisogno di soldi, devo fare più soldi, se no non arriviamo a fine mese. Se vi siete stufati di questo, iniziate a funzionare in maniera diversa. Iniziate a chiedervi, wow, se mi onorassi con i soldi, quanti più soldi riceverei oggi? Se mi onorassi oggi con i soldi, quanti più soldi riceverei oggi? E quindi vi permettete di creare qualcosa di diverso. E il 10% può contribuirvi immensamente a questo. Quindi vi invito a giocarci, a iniziare da voi a farlo, anche se non avete, per esempio, adesso non avete entrate, o anche se è un 10 centesimi che trovate per casa. Iniziate a considerare quello come un conto del 10%. Se vi piace e se pensate che potrebbe contribuirvi, far parte di un gruppo che fa altrettanto ed è molto divertente, in realtà ci divertiamo tanto, il club Ricconi del 10% in realtà è una membership di soli 10 euro al mese. Quindi 10 euro al mese per ricevere sia supporto costante nella creazione, sia chiarezza sul 10% che sulle finanze. È un sacco di strumenti con cui giocare per crescere a livello finanziario e onorarvi di più finanziariamente e nella vita. Abbiamo iniziato da 2 mesi già e ci sono tanti cambiamenti nel mondo delle persone. Sono molto grata per questa creazione, per quello che sta contribuendo alle ragazze, e ci sono anche ragazzi, quindi se sei ragazzo e vedi questo video, è anche per voi ragazzi. E quindi c'è tanto, tanta ricchezza, tanto materiale che non può far altro che sostenervi nell'onorarvi finanziariamente. E a prescindere, vi invito a farlo da voi. Quindi sì, oggi si rinnova la mensilità del 10%, quindi oggi praticamente iniziamo di nuovo, iniziamo da capo per dire, quindi siete invitati a iniziare anche voi il 10% e unirvi a noi. Sì. 10 euro al mese soltanto, e vi metto la descrizione, cioè il link nella live. Di base, iniziate a chiedervi davvero al di là del 10%, se mi onorassi oggi con il denaro, cosa sceglierei? Come si mostrerebbe l'onorarmi oggi con il denaro? Come si mostrerebbe onorarmi con i soldi oggi? Come si mostrerebbe l'onorarmi? Se mi onorassi oggi, cosa sceglierei? Con cosa mi piacerebbe onorarmi oggi? Iniziate a funzionare tanto da queste domande e vedete anche come le vostre finanze cambiano. Si creerà una magia. Se davvero date importanza a voi quanto date alle spese. E come sarebbe se dando più importanza a voi che alle spese creereste molto più denaro affinché le spese siano soltanto il 10% del vostro totale introito. Come sarebbe? Basta semplicemente chiedere. E quindi vi invito a giocare con i soldi, allenare il muscolo del ricevere, allenare il muscolo dei soldi, allenare il muscolo dell'onorarsi. Insomma, vi invito a giocare, ragazzi, con le domande, con tutto quello che vi circonda, purché voi create di più, vi godiate di più la vita e create molto più di quanto avreste mai potuto immaginare. Gli strumenti di Access sono fatti apposta per educarvi, potenziarvi, facilitarvi ogni area della propria vita. Usateli al vostro vantaggio, usate questa rubrica a vostro vantaggio per creare di più di quello che vorreste. Ci sono tante possibilità con cui giocare. Io stessa ho vari percorsi, come sapete, negli ultimi giorni vi ho parlato anche di chiedi e riceverai per chi ha già la classe BARS. Access Bars è un percorso avanzato di 30 mesi, 30 mesi, wow, cosa ci vorrebbe? 30 giorni, e dove andremo proprio dritti su ricevere, su chiedere e ricevere quello che si chiede, perché non è scontato. Molto spesso chiediamo semplicemente per chiedere e ci dimentichiamo di ricevere, che è senz'altro il punto più importante, perché se chiedete e non ricevete è come se non aveste fatto niente, ok? Quindi anche quello è un invito grandioso. Iniziamo il 10. Il 10 di novembre e fino al 7 c'è un prezzo promozionale, quindi siete ancora in tempo per accedere al prezzo promozionale, altrimenti comunque è un prezzo molto accessibile anche dal 7 in poi. Comunque, chi prima arriva meglio alloggia, no? O comunque alloggiamo tutti bene. Ok, ragazzi, quindi davvero scegliete di onorarvi con il denaro, scegliete di onorarvi anche con il cibo, con i vestiti,
con tutto, con mettendovi i fiori in casa, anche semplici gesti possono fare tanto. Da quando ho iniziato a mettermi i fiori in casa, già quando mi sveglio e vedo i fiori in casa, qui si apre il cuore, ok? Quindi piccoli gesti di onorare voi stessi e anche il 10% possono fare tantissimo per la vostra sfera finanziaria e invito a farlo. E se avete perplessità riguardo al 10%, se vi sembra che vi state togliendo soldi per le spese, prima di spendere il 10% o prima di impedirvi di fare il 10%, magari scrivetemi in privato così vi do due sberle e vi faccio rigare dritto per su questo aspetto. Credetemi, ci sono passata, quindi anche se siete disastrosi sotto questo aspetto, nessuno è più disastroso di me, come lo ero anni fa. Quindi permettetevi di cambiare, niente cambierà se non fate qualcosa di diverso, scegliete qualcosa di diverso e onoratevi, celebratevi e scegliete qualcosa di più in grande. Ok ragazzi, ci vediamo domani con un'altra domanda, altre 100 domande, insomma, da una domanda al giorno siamo passati a 1000 al giorno, ma lo stavo prospettando. Ok? Quindi se vi va, potete ancora aggiungervi ai riconi al 10% e a chi riceverai per chi ha la classe Mars. Ok ragazzi, buona giornata e ci vediamo domani. Baci baci, sempre alle 13.